Nicholas, cosa ti piace della tua scuola di Bodega Bay? Le attività, tutto. E cosa ti piacerebbe fare da grande? Tutti i lavori del mondo. Congratulazioni a Nicholas Green. Rapinatori in Italia sparano ad un bambino di 7 anni di Bodega Bay. Il bambino è dichiarato clinicamente morto. L'effetto Nicholas. L'Italia. E questo è il Quirinale. Una medaglia d'oro che simboleggia dispiacere e gratitudine. Il dono è stato consegnato a Reginald e Margaret Green dal presidente italiano durante la cerimonia svoltasi a Roma questa mattina. Per noi era ovvio che il futuro di Nicholas gli era stato portato via. E ci sembrava giusto che quel futuro fosse dato a qualcun altro. Infatti, credo che sarebbe stato un terribile gesto di deprivazione non averlo fatto. Lo speciale tributo dell'Italia alla famiglia Green è causato dal basso numero di organi donati in quel paese. Oltre alle 7 persone che sono state aiutate, si è verificato l'effetto Nicholas. Il numero di donazioni ed individui che si iscrivono a varie organizzazioni è aumentato. La tragedia avvenne mentre la famiglia Green stava viaggiando nel sud dell'Italia. Furono assaliti da alcuni rapinatori che spararono diversi colpi di pistola mentre Nicholas e la sorellina dormivano sul sedile posteriore dell'auto. Inizialmente Reginald non si accorse che una delle pallottole aveva colpito il figlio alla testa. Nicholas entrò in stato di coma e morì in ospedale 2 giorni dopo. Era in perfetta salute ed è morto. Il vero Nicholas non era più in quel corpo. Il vero Nicholas era in un altro posto, nei nostri cuori, nei nostri ricordi. Mi viene in mente almeno 100 volte al giorno, con tutte le sue particolarità. Ma quel corpo non era più il vero Nicholas. Non stavamo facendo del male a Nicholas. Stavamo invece facendo qualcosa che poteva aiutare degli altri. Prima sembrava un bambino addormentato, ed ora era chiaro che le macchine respiravano per lui e gli forzavano l'aria nei polmoni, facendogli funzionare il cuore. Odiavo il pensiero di Nicholas che veniva tenuto in vita dalle macchine dopo essere morto. Abbiamo riportato a casa il suo corpo e lo abbiamo seppellito in un cimitero locale. Non abbiamo lasciato nulla di essenziale in Italia. Potevamo avere una cerimonia con il cofano aperto. Potremmo ancora farlo. Quando i bambini gli parlavano, lui li ascoltava sempre. Non li ignorava mai. Sorrideva quasi sempre. Giocava con gli altri bambini quando nessun altro voleva farlo. Non era mai cattivo con nessuno. Il piccolo Nicholas Green della scuola di Bottega Bay era un angelo ed ovviamente uno molto efficace, in quanto ha eseguito la sua missione in soli 7 anni e anche molto potente, perché il suo insegnamento è stato percepito non solo da me, dalla sua famiglia, dagli studenti, dal personale e dalla comunità, ma da intere nazioni. Una signora ci ha scritto dicendo che ha perso la sua bambina di 4 anni ed ora si immagina che stia giocando con Nicholas in un posto dove non c'è violenza. Molte persone sostengono che la sua storia ha dato loro speranza per un mondo più buono. Non riesco a pensarci senza che mi vengano le lacrime agli occhi. Danno un abbraccio in più ai loro bambini prima di mandarli a scuola al mattino, perché si sono resi conto di quanto è preziosa la vita.
Quando andai all'ospedale, l'ultimo giorno dopo che avevamo preso la nostra decisione, e lo vidi sdraiato su una barella, e la prima cosa che notai furono le sue lentiggini, pensai, mi sarebbe piaciuto se avessero potuto usare anche quelle. In un certo senso mi sento vicina a loro. Non sono più gli organi di Nicholas, sono i loro. Ma li sento vicini perché siamo stati in grado di aiutarli. Ci furono 7 beneficiari. La cosa ci sorprese perché non ci avevamo mai pensato. Siamo dei principianti in questo campo, grazie a Dio. Uno di loro era 2 giorni dalla morte. C'era un ragazzino di 15 anni, grande quanto Nicholas, che ne aveva 7. C'era una ragazzina che era stata in coma profondo varie volte. E poi c'era un uomo che ricevette una cornea e che era già rimasto cieco in precedenza, ma adesso poteva vedere i suoi bambini. Ci scrisse una lettera molto commovente, parlando proprio di quello. Queste persone erano molto malate e per noi il fatto di sapere chi sono aggiunge una nuova dimensione al tutto, perché abbiamo visto la gioia sui visi dei loro familiari e sul loro volto, perché sono tornati in vita dopo aver sfiorato la morte. Per noi è una grande consolazione. Veramente. Nel nostro paese di solito è tutto anonimo. Il beneficiario non sa chi è il donatore e la famiglia del donatore non sa chi sono i beneficiari. Possono mettersi in contatto, ma anonimamente. La situazione potrebbe cambiare, non so. Ci ha aiutato il fatto di aver preso quella decisione insieme. Sarebbe stato molto più difficile se io o Maggie ci fossimo trovati in quella situazione da soli. Quando arriva il momento di prendere quella decisione, potrebbero esserci vari familiari che si riuniscono per confortarsi a vicenda. Ma potrebbe esserci un familiare che dice: non credo che questa sarebbe stata la sua volontà. Potrebbe esserci una persona che non crede che donare gli organi sia la cosa più giusta da fare. E potrebbe rendere la cosa ancora più difficile se non si conosce la volontà del presunto donatore. In quei momenti una sola voce può creare il dubbio negli altri e diventa tutto più difficile. Io credo che io e mio marito siamo stati fortunati, perché eravamo d'accordo fin dall'inizio. Per noi era chiaro che quella era la scelta giusta. La procedura fu molto semplice. C'era un protocollo già predisposto e tutto ciò che dovevamo fare era semplicemente firmare dei formulari che confermavano la nostra decisione. Dopo aver dato il nostro consenso, seguimmo un altro protocollo che includeva dei test per assicurarsi che non ci fossero errori. Poi vennero degli specialisti e si cominciò con i preparativi. Ci rendemmo conto che usavano molta cautela. Ci sembrava che non volessero fare errori, che avessero esperienza in quel campo e che sapessero il fatto loro. Maggie ed io restammo sorpresi nell'apprendere che firmare la carta donatori non è sufficiente. Ne ho parlato con altre persone che sono rimaste altrettanto sorprese. Pensavamo tutti che una volta firmata la carta donatori, tutto il resto fosse automatico, ma non funziona così. Anche se la tua famiglia non sa che hai firmato la carta, verranno in ogni caso interpellati dall'ospedale, parleranno con i dottori. E per i familiari fa molta differenza sapere che hai firmato la carta donatori e che pensi che quella sia la scelta giusta per te. In questo modo sapranno che stanno eseguendo la tua volontà. A volte succede che, anche se hai firmato la carta, nessuno lo sa. In questo caso è più difficile per i familiari dare il loro consenso. In realtà basta farlo una volta sola. Non è una cosa che deve essere continuamente ridiscussa. Una volta presa la decisione, puoi informare i tuoi parenti più stretti. Può essere una conversazione molto semplice, nella quale li informi che hai firmato la carta donatori. Così ne sono al corrente. E forse, chissà, può essere che decidano di firmarla anche loro. Potrebbe portare a qualcosa di più. È veramente una cosa molto semplice. Ci sono 7 o 8 persone in questo paese che muoiono ogni giorno a causa del deperimento di un particolare organo. Mi sembra un grosso spreco. C'è una lista d'attesa con circa 40.000 persone che aspettano un trapianto. Quindi, nonostante abbiamo constatato che questo è un problema serio in Italia, si tratta di un problema mondiale che naturalmente può essere risolto.
Sappiamo che Nicholas era un bambino molto speciale. Era molto intelligente, ma era anche molto buono. E so che abbiamo preso la decisione che lui avrebbe voluto. Quindi il fatto che questo progetto abbia il suo nome mi sembra molto appropriato. È quello che avrebbe fatto lui se avesse avuto l'opportunità di scegliere. Cosa ricordiamo di Nicholas?